Diciannovesima domenica del tempo ordinario, abbiamo una liturgia della parola molto ricca. Parte da un passo del libro della Sapienza che parla della notte della liberazione, quella che i padri, i padri liberati dalla schiavitù di Egitto, celebrarono mentre offrivano un sacrificio notturno. In una notte liturgica, passò l'angelo che li liberò. Nella seconda lettura. Si parla della fede che è fondamento di ciò che si spera, è garanzia di ciò che noi attendiamo. Per questa fede, appunto, Abramo era un uomo anziano che divenne padre di una discendenza, cioè la fede è garanzia di qualcosa di straordinario che è l'opera di Dio. E appunto noi ci prepariamo al Vangelo che è l'attesa dell'opera di Dio nella nostra vita, dove il nostro tesoro diventa non tanto il fatto di farci qua un possesso, come anche nelle liturgie delle domeniche precedenti si è molto detto, ma di vivere un tesoro secondo il cielo, vivere una vita che è secondo il regno di Dio. Il piccolo gregge è il gregge di coloro che sono chiamati a credere a una cosa grande e a vegliare, a essere pronti. Con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese, che era esattamente l'attitudine con cui il popolo, nella prima lettura, attese il passaggio del liberatore, attese il passaggio della liberazione, sono quelli che aspettano il padrone che torna dalle nozze. Questa è un'immagine di qualcuno che attende nella vita l'opera di Dio, cioè non vive misurando tutto secondo una dimensione orizzontale, ma secondo la dimensione nascosta provvidenziale della storia, attendere nelle cose che Dio operi, che Dio ci salvi, che Dio ci liberi. Ecco, in questa chiave noi viviamo una chiamata a vivere eh, l'amministrazione della nostra vita secondo questa logica e qui c'è un passo piuttosto importante dove questa chiamata a essere coloro che aspettano l'irruzione di Dio nell'ora che non immaginiamo, cioè che non è secondo i nostri schemi, non è secondo la nostra programmazione mentale, ma secondo i tempi di Dio che sono sempre diversi dai nostri, allora Pietro dice, ma Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti, cioè noi che siamo i discepoli siamo quelli che devono attendere o questo vale per tutti. E qui il Signore Gesù fa una distinzione piuttosto rara e preziosa cioè parla dell'amministratore fidato e prudente, quello che il padrone metterà a capo della sua servitù. C'è qualcuno che ha un compito di cura a riguardo di tutto il popolo del piccolo gregge, cioè c'è qualcuno che ha una missione, una missione che è la missione dell'amministratore fidato e prudente, il quale darà la razione di cibo a tempo debito, frase piuttosto interessante, la razione da razio vuol dire la quantità adeguata di cibo data al momento opportuno, questa è sapienza educativa, cioè dare la quantità giusta al momento giusto, si può dare la quantità giusta al momento sbagliato o si può dare al momento giusto la quantità sbagliata, è la capacità di nutrire, di allevare, questa a cui siamo chiamati noi cristiani, è questa realtà di avere la capacità di coltivare la vita, amministrare la vita, alimentare la vita e di non essere quei servi che dicono il padrone tarda a venire, coloro che non credono all'irruzione di Dio nella storia iniziano a ragionare secondo un pensiero mediocre e cominciano a percuotere i servi e le serve, a mangiare e bere e ubriacarsi, cioè assolutizzando la loro gestione e non ragionando più da servi ma da padroni. Questa è una chiave molto importante. Ragionare. Non da padroni della vita, ragionare da persone che stanno nella verità. Noi la vita la riceviamo: la vita è grazia che noi riceviamo, di cui siamo chiamati a render conto, e siamo chiamati a renderci conto appunto di quanto è generoso Dio e di come a Lui è dato il governo delle cose. In sostanza, il Vangelo di questa domenica ci mette di fronte a due tipi di strategie: essere questi amministratori saggi che allevano la vita, la coltivano e la fanno crescere anche nel prossimo, perché ricordano costantemente di essere dei servi e non dei padroni, oppure spadroneggiare, rovinare le cose e maltrattare le cose della nostra vita. Quanta gente che si rovina l'esistenza perché si pensa padrona della propria esistenza. Noi siamo chiamati a vivere sapendo che c'è un Signore. C'è un Signore a cui rendiamo conto, ma non per sentirci in colpa, per sentirci responsabili e investiti anche di una bellezza, la capacità di collaborare con il Signore per allevare la vita e tirare su il bene. C'è tanto bene nella vita di ognuno di noi e siamo chiamati a essere questi servi saggi e fedeli, laddove la saggezza viene dalla fedeltà al padrone. La saggezza scaturisce dal rapporto con il padrone. Se ragioniamo da figli del Re, noi sapremo prendere gestione della vita, delle giornate che Dio ci dà, delle persone che Dio ci affida in maniera responsabile e adeguata e avremo questa capacità di nutrire la vita in modo adeguato. Perché? Perché crediamo all'opera di Dio, attendiamo l'opera di Dio, perché sappiamo che il padrone arriverà, si manifesterà, verrà a lui. Se noi non crediamo all'arrivo del padrone, questo servo di cui si parla qui è quello che dice: Il mio padrone tarda a venire, cioè si è dimenticato di me. Di fatto, ci siamo solamente qui noi a gestire la vita. Ecco che diventiamo dei despoti distratti e superficiali e trattiamo male la nostra esistenza. È un po' una storia epocale. Quando l'uomo ha smesso di credere all'irruzione di Dio nella storia negli ultimi secoli, ha iniziato a farsi padrone della storia e ha iniziato a veramente a creare tanta sofferenza. Se pensiamo al secolo scorso, quando l'uomo ha pensato veramente che quello che lui escogitava con le sue ideologie era ciò che veramente spiegava la vita, noi abbiamo procurato tanto di quel dolore a tutte le creature, anche a questo mondo che abbiamo trattato come fosse nostro possesso. Questo mondo non è il nostro possesso, noi siamo chiamati a amministrarlo rendendone conto. Anche tutto questo eh, inquinamento, tutta eh, questa dissoluzione di questa risorsa immensa che è questa terra meravigliosa dipende da questo maltrattare ciò che è creatura di Dio e non trattarla secondo il padrone, secondo amore, secondo rispetto. Facendoci un tesoro sempre qui su questa terra, noi attraverso una mentalità economica abbiamo distrutto le risorse e stiamo vivendo cambiamenti climatici e sofferenze che sono collegate al nostro amministrare male. Noi siamo chiamati a amministrare bene, perché perché c'è qualcun altro a cui rendiamo conto, qualcuno da cui viene la saggezza, la sapienza, la capacità di allevare, nutrire e fare il bene e condurre il tutto al bene, secondo le occasioni che Dio ci dà.